Sono saliti a 302 gli ucraini ospitati nei comuni dell'ambito territoriale sociale 6. A Fano, in particolare, alloggiano 228 profughi, di cui 116 minori, per un totale di 95 nuclei familiari. E per loro, così come per i connazionali rimasti in Ucraina, da mesi ormai tanti privati, associazioni e istituzioni mettono in campo azioni di solidarietà, dall'accoglienza alle attività ludiche e culturali, fino alla raccolta di beni di prima necessità. A questa lunga lista di benefattori si è aggiunta anche l'azienda New Copromo, che ha contattato il CB Club Mattei, l'associazione di volontariato di protezione civile. Abbiamo concordato che forse un grosso acquisto di pasta, senza avere delle cose un po' qua, un po' là, un grosso acquisto di pasta, legumi, olio, pomodoro, tonno e altre cose del genere a lunga conservazione era forse la soluzione migliore. Da lì a poche settimane ci ha chiamato appunto la Copromo e ci ha dato una quantità importante, quasi 5 o 6 bancali di prodotti alimentari. Qual è la volontà dell'azienda adesso? Ma la volontà dell'azienda li ha messi a disposizione della protezione civile con una preghiera che andassero gli ucraini, la raccolta appunto per questo, alle famiglie soprattutto in aiuto agli ucraini sì, ma a quelle famiglie che in particolare ospitano gli ucraini che cominciano ad avere delle difficoltà in pratica nell'andare avanti perché sono spese giornaliere. I generi alimentari sistemati nei magazzini della protezione civile verranno messi a disposizione dell'ambito che a sua volta individuerà le famiglie per la successiva distribuzione. Chi ha il dono, chi vuol donare non smette mai di donare, quindi da noi arrivano comunque altre cose tipo pannolini, dentifricio, tutte cose per la casa che noi abbiamo e in questo caso ad esempio 15 giorni fa abbiamo chiamato Iuri perché lui ha le sue famiglie che conosce bene, lo richiameremo nei prossimi giorni perché abbiamo un altro carico, anche se ci sono prodotti alimentari all'interno, ma ci sono anche tante altre piccole cose, sapone, altre piccole cose che la gente acquista per se stessa, ne acquista uno o due in più, poi ce lo farei capitare. A ringraziare l'azienda e tutti coloro che in questo periodo si sono messi a disposizione del popolo ucraino e anche il presidente dell'ambito e assessore al welfare Dimitri Tinti. Ci organizzeremo con la nostra filiera, noi abbiamo già una rete già strutturata su tutto il territorio dell'ambito che parte da Fano, che si chiama il progetto La Rete Passamano e quindi cercheremo chiaramente con le famiglie che abbiamo in carico e comunque monitoriamo di poter davvero fornire a tutti dei beni alimentari a lunga conservazione che chiaramente in questo periodo dopo diversi mesi sono più che utili, quindi davvero grazie ed è ancora una volta la dimostrazione di una comunità davvero solidale e accogliente.